signori, amici e amanti della musica, questa sera aggiungerei anche amanti della storia italiana, visto il perché questo concerto di questa sera. Il concerto di questa sera è il concerto conclusivo di quelli che sono i festeggiamenti per il 4 novembre. Quindi questo concerto è stato fortemente voluto dalla Filarmonica di Albignano, in collaborazione con il coro che dopo vi presenterò e con il patrocinio ovviamente del comune, che ringraziamo per aver così accolto questa nostra proposta. Ringrazio l'amministrazione comunale, la persona del vice sindaco Gianni Brignolo e le persone dei consiglieri Cristina Bertello e Marina Malle. Grazie per la vostra presenza, la Filarmonica è sempre felice di vedervi nelle prime file. Un grazie ovviamente, lo so che dilungherò un picciolino, ma poi non ci saranno stop in questa serata, sarà un concerto un po' particolare. I nostri sostenitori, parlo dei sostenitori della Filarmonica, penso che sia giusto nominarli, quanto ci consentono, unitamente ovviamente al Comune del Pugnano, ci consentono di portare avanti quelle che sono le nostre iniziative, quindi i nostri concerti e tutto quello che riusciamo a fare nel territorio alpignanese. Vi dico già che ci sarà il nostro concerto il 23 di dicembre di San Martino per quanto riguarda il festeggiamento di Santa Cecilia di Natale, e che in fondo alla sala trovate una cassettina con i gadget della Filarmonica che sono ovviamente ad offerta. I nostri sponsor sono l'Infotech, la tipografia FB di Fantuzzo, l'assicurazione reale mutua, il Farani, Martina Serramenti, Fondotto Salito, Vita Beta, Natura House, Comic Bike SRL, Roxy Bar, Farmacia Zamparo, Alvincar, SNC, Vita SRL, Sperianza Visconi, Young Acconciature, Tutto Capsule, Toilettatura Amici per la Coda, Sotto Sopra, La Batteria da Quinto, La Rifoglio e Antonio. Credo di essermi dilungata a sufficienza. Vi presento che cosa sarà la serata. Questo spettacolo vuole rendere contratti rapidi e netti un disegno complessivo di quella che fu la prima guerra mondiale, per i soldati che l'affrontarono in prima persona e attraverso i loro occhi portare il nostro sguardo contemporaneo su un evento che segnò le coscienze di milioni di individui. Per questo abbiamo dato vita ad una voce cantante che non si identifica con un singolo individuo, bensì racchiude in sé una moltitudine di coscienze. Colui che parla non è solo un soldato che racconta la sua personale esperienza di guerra e le sue vicissitudini private, ma è il soldato, con tutti i sogni, le paure, l'esaltazione, lo smarrimento che questa condizione porta con sé. Differenti identità si avvicendano sotto la maschera del militare, la animano e la confondono. L'entusiasmo provato per la dichiarazione di guerra, le operazioni militari, la vita di trincea, il bisogno di mantenere un contatto con i propri cari, l'affievolirsi delle motivazioni, del senso del combattere e del vivere compongono un caleidoscopio di vicende che evoca nel suo insieme lo spirito della vita. A dialogare con la voce narrante si inserisce un'altra voce, una sorta di superio collettivo che spezza la narrazione per raggiungere altri livelli di senso, oppure commentare ironicamente la vicenda, la voce della propaganda del genio militare. La narrazione infine è integrata dalle più belle e celebri canzoni della Grande Guerra, che arricchiscono le singole scene creando un profondo impatto emotivo, e saranno queste eseguite dal coro Ana di Collegno, che ringraziamo per la partecipazione. Gli spettacoli assomigliano a dei viaggi, virtuali, movimenti dello spirito nello spazio e nel tempo. Ogni giorno è un viaggio. Ogni amore è un viaggio, ogni vita è un viaggio, ogni morte è un viaggio. Ma se ogni viaggio banale nel suo percorrere la distanza tra due punti non fosse costellato di imprevisti, di svolte, cadute, ritardi, non avrebbe senso alcuno. Ed è proprio svelando le pieghe di questo viaggio che si può chiarirne il senso,
o perlomeno tentare di spiegare. Non potremmo procedere senza ringraziare i maestri presenti questa sera, quindi il maestro Roberto Bertagna, che è il maestro del coro. Richiamato il 22 maggio 1915. La madre
particolari. Mi chiamo Pietro Biagiotti, nato a Smirne, richiamato il 13 settembre 1915. Mi immagino già volante sulla neve col volto acceso e col cuore in gola. Sottoscrivete il prestito presso il Credito Italiano. Sottoscrivete il prestito. Date denaro per la vittoria. Mi chiamo Napoleone Lampugnani, nato a Milano, richiamato il 20 luglio 1916. Gloria ai difensori della patria. Mi chiamo Raul Viviani, nato a Firenze, richiamato il 25 luglio 1916. In Italia, ogni tuo figlio è pronto a morire per la tua grandezza. Mi chiamo Stefano Ugarella, nato a Magenta, richiamato il 24 maggio 1916. Questi ultimi giorni e queste ultime notti, la gioia sfrenata che trabocca, il succedersi accelerato degli eventi sono indimenticabili. Sono sereno, eccitato all'idea dell'azione, fidente nella sorte, qualunque essa sia. Manco l'ombra di una bella lepre alla cacciatura.
c'è da andare piano, molto piano, non far rumore. Quello davanti va veloce, sicuro, non ce la fa neanche ciò io. Guanciale, lardone, timo, basta. C'è da stare all'erba, strisciare per terra, pezzo dopo pezzo, per 5-10 minuti. Aggiungere il freddo gelido e lasciare evaporare il sudore. Strisciare per altri 5-10 minuti, lentamente, e raggiungere la posizione ottimale. Se mi vedono di là, mi fanno secco. Non mi prenderanno mica d'occhio. Calma, una cosa per volta. Disporsi con cura nei pressi del reticolato e tagliare così il reticolato per aprire un piccolo varco. Così. Adagiare il tubo sotto i reticoli e sistemarlo bene. Ecco, ora che accende la miccia c'è da andare veloce, che quelli vedono la fiamma e sparano. Accesa, via, indietro. Che? A terra. Ci hanno visti. Sparano, sparano. Non ce la fa. Madonna, Madonna Santa, Madonna, Madonnina Santa, giù, a terra. Non ce la fa, a terra. Madonna, non mi prenderanno mica ad uccidermi. A terra, certo, ci sono. Più sotto della terra non ci arrivo mica. Che fa lì? Non ce la fa. Dai, 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 trovata. Bella, fonda anche. Mi sotterro io prima che lo facciano loro. Maledetti austriaci. Hanno sempre detto che dove è scoppiata una granata lo stesso cannone non batte più. Sarebbe proprio una sfiga del diavolo, proprio adesso. Eccomi, giù, dentro la terra, salvo. Sarà che l'ho pregata tanto la Madonna che mi ha fatto trovare la bocca. Sta bene, sto qua, sto giù. Chi è? Non c'è spazio per due, sergente. Più giù di così, è stretto. Ma cos'è, ferito? Non ce la fa spostare la gamba di lato? Così, stia fermo. Fermo, che non si può muovere. Ecco, bravo, così. Sempre tutti ammassati. Che non se ne poteva trovare un'altra di buca. Si accomodi, sergente. A me mi è sempre piaciuto di mangiare la terra. Ma che dice? Ci hanno visti. Se ci tirano su adesso ci sparano. Sergente, no, è lei che non capisce. Io non mi muovo. La smetta. Andare a morire così. Non mi muovo. Ha capito? Tanto quell'altro è spacciato, impigliato a metà del reticolato. Così chiaro che non si vede proprio nulla adesso. Ormai siamo fuori.
Basta che andiamo dritti e fatta, pochi metri, non mi prenderanno proprio da marciare. Salto di là e mi aspetta io marcio succulento. Avanti, svelto e senza parlare. Sono italiano, siamo in due. Un passo, due, tre, salto. Aspettate, c'è un altro fuori. Sparano dall'altra parte, sparano. Che sparino pure. Sergente, visto? Ce l'abbiamo fatta. Sergente, ma che fa ancora là? Sergente, sparano, perché non viene giù? Bisogna saltare. Sergente, sergente, perché non salta giù? Sergente. Hanno fissato il punto, vi ritrovo per la distribuzione del caffè.
capisci? Il caffè, vicino al ginocchio. Non sei lombardo, eh? I lombardi hanno preso a chiamarlo il caffè Giannucci. Ricorda loro quando prendevano il caffè degli ambulanti in Piazza del Duomo, tenendo la tazzina sul ginocchio per mescolare lo zucchero. Peccato che di zucchero qui non c'è. Ma figurati se sotto la Madonnina il caffè lo bevono a mano. Se tutti comodi mescolano e rimescolano i signori d'Italia, mentre leggono sul giornale vittoria dei soldati italiani, mescolano e sorridono. La mattina del 5 d'agosto si muovevano le truppe italiane per conquistare terre lontane. Lo sai cosa dicono di questa terra, del Carso?
che è la terra del diavolo. Prima questa zona della Giulia era verde e feconda, piena di prati, boschi e torrenti. Un giorno il buon Dio si accorse che in un angolo della terra c'era un grosso cumulo di sassi che danneggiava l'agricoltura e incaricò l'arcangelo Gabriele di raccoglierlo e gettarlo in mare. Allora il buon vecchio Gabriele riempì un pesante sacco e si portò in volo verso l'Adriatico. Quando si trovò in prossimità del Carso, il diavolo lo vide e incuriosito bucò il sacco con le corna. Tutte le pietre caddero per terra e ridussero l'altro piano una pietraia. Ed ecco qua, non c'è segno che dica che è viva questa terra, o almeno che respira. È tutto fermo, noi e questa manciata di pietre. Quella poca terra rossa che vedi poi, quando piove ci si attacca alle caviglie e non c'è acqua che la sciolga. Ma a pensarci troppo vai fuori con la testa, del tutto. Lo vedi quello lì? Sì, quello lì a destra, che sta giù vicino ai sacchi. Ieri sera ha avuto un attacco di nervi. Ha preso una scatola di bombe, è uscito dalla trincea e si è messo a tirarle nella terra di nessuno. Nessuno gli ha sparato. Ma no, non loro, i nostri. Se saltava per aria con le bombe, ci toccava anche uscire a riparare il reticolato. Alla fine è tornato indietro da solo, il poveretto. E la noia che ti fa uscire con la testa. Ora si è fissato che ha un figlio e se ti prende di mira dice che l'ha lasciato a te e che adesso devi prenderlo perché lui è il padre, capisci? Allora tu gli devi passare un elmetto, lo sai qui? L'elmetto te lo levi dalla testa e glielo passi, come se fosse un neonato. Con cura. Vedrai che lui lo prende e inizia a cullarlo e ride, si rilassa, capisci? Domattina o lo ricoverano o lo fucilano. Devi trovarti qualcosa da fare quando non c'è niente da fare. Io mi invento di quei giochi, con quel poco che c'è ci si diverte, sai? Alla fine se arriva un po' di grappa ci si diverte e se il bicchiere è pieno significa che andiamo alla sala e allora ci si gioca tutto. Punto 1. Serve un bel fuoco d'artiglieria. 2 ore di cannonate per creare scompiglio e distruggere i reticolati. Se l'artiglieria fa bene il suo mestiere, poi la guerra continua. Passate al punto 2. Se l'artiglieria sbaglia, mira e bombarda i ripari dove siete nascosti voi, avete 2 possibilità. A. I ripari sono solidi e resistono, per voi la guerra continua. Passate al punto 2. B. Restate sepolti sotto i ripari, per voi la guerra è finita. Punto 2. Quando l'artiglieria ha terminato il suo compito, tocca ai fanti. Prima dell'assalto si infilano le baionette sui fucili e ci si slancia oltre la trincea, superando la terra di nessuno nel più breve tempo possibile. I nemici iniziano a mitragliare. Avete 2 possibilità. A. Venite colpiti e restate a terra. Per voi la guerra è finita. B. Arrivate sani e salvi nella trincea nemica. Se l'avete conquistata, nella vostra, se l'attacco è stato respinto, per voi la guerra continua. Thank you.
Continuo. Quello che sarà di noi altri è già stato deciso e voi che siete lontano non potete fare niente. Punto. Perciò badate alla terra e non pensiate a me che faccio il mio dovere, virgola, e cioè quello di stare a combattere, pure sotto la pioggia che non smette di piovere più. Piove, 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 punto, e a capo. No, sì, tre volte, tre se al parroco, una mi sembra che è poco, piove sempre, punto, no, punto e virgola. Si è bagnati e lordati di farlo, non sporchi, io voglio proprio che scrivete lordati, punto. Mi scusi, ma la lettera è la sua o la mia? Appunto, ce l'ha messo il punto? È a capo. Non vi parlo del combattimento che non è come credete voi altri. Ecco come viviamo noi poveretti. Aspettare, aspettare, aspettare per tre volte. Averci una sete che ti strapperesti la gola, virgola, e ci siamo ritrovati più volte, averci la nostra stessa, ha scritto fin qui? E allora cancelliamo l'ultima frase se non la scritta. Cioè dico, non ce la scriviamo. Una sete che ti strapperesti la gola, virgola, punto, come vuole lei. Lei è, no, è lei che l'ha letterato ed è giusto che metti i puntini su lei. No, ci mancherebbe. Se no, me la scrivo da solo, signor parroco. Va bene, proseguo. Tante notti senza dormire e mi ripeto di stare sveglio. A capo. La guerra, per come la vedo io, è fatta di pidocchi, filo spinato, pulci, granate, gallerie sottoterra, cadaveri, sangue, liquori, topi, gatti, sporcizia, proiettili e fuoco, pidocchi, l'ho già detto, è molto alto o poco alto, a seconda di come uno poi lo vuole vedere. La guerra c'è sempre, anche quando non si combatte, mentre che stai aspettando e non sta succedendo niente, ti può da un momento all'altro cadere in testa una granata. Mentre che tu non ci stavi nemmeno pensando. Alle granate, dico, perché alla guerra sempre ci pensi. Dicono che sulle bombe sta scritto il nome di un soldato e se tocca a te non ci puoi fare nulla. C'era scritto il tuo nome e basta. Tutti sul parco, tutti lo dicono, tutti quando ne muore uno, ma certe cose lei poi lo sa bene, o ci si crede o non ci si crede. Per esempio, quando c'è silenzio laggiù che i cannoni non fanno rumore, allora si sente solo il vento, ma è un vento forte, signor parroco, un vento strano e sembra che ci sia qualcosa che si muove anche se tutto è fermo. Sia chiaro, io non ci ho mai creduto prima queste fesserie che si raccontano, ma a volte mi sembra proprio che ci siano certi fantasmi quando tutto tace. Era una notte. Imagina.
serve a che voi vi consolate del dispiacere che avete senza altro e di non preoccuparsi. Salutandomi distintamente, insomma, ci mette tutti i saluti e con calore firma. Un momento, signor parroco, mi sembra che è venuta troppo triste. Ci scrive anche così. Eppure siamo allegri, cantiamo. C'è un ragazzo che ha una buona voce. Una sera si mette a cantare la serenata di Toselli e dall'altra trincea applaude. Una voce grida, Ave Maria di Cuno! E lui canta pure quella. Applauso, un'altra volta. Per tutta la notte nessuno gli ha fatto nemmeno una fucilata. Il giorno dopo il canterino ritorna a cantare, questa volta sul ponte di Bassano. Ma nel frattempo una squadra scivola fuori dalla nostra trincea, striscia nell'erba che è alta, si va a distendere i bocconi nel tratto scoperto, capisce se il parlo, si mette a rafforzare reticolato. Noi continuiamo a cantare, questa volta facendo dei cori che sono più forti di prima, per coprire qualche rumore sospetto che poteva capitare. Di nuovo applausi e di nuovo calma, per tutta la notte. Che fucileria contro di noi il giorno dopo, signor parroco, quando i cecchini si accorgono che il nostro canto era come quello delle sirene. Noi si rideva, e reticolato l'avevamo fatto, grazie a quel ponte che stava abbassando. A circa 50-80 centimetri dalla gamella.
per attivare gli scarpanti. Sollevate la gamella e mettetela da parte. Vi servirà in seguito. Di paura, di braccia, di incredulità. E quello salta fuori dalla trincea, poi l'altro, poi quell'altro, non ci si vedeva più, poi io. 200 metri. I due davanti a me, neanche tre passi, e restano lì, smirati dalle mitraglie. 170 metri. Ogni partecipante sceglie uno scarafaggio e punta su di esso uno più fiammante. Al via, gli scarafaggi vengono liberati e il fantino vincitore si prende tutti i fiammiferi sul tavolo. Chi prima raggiunge il numero di vittorie concordato in precedenza avrà diritto alle razioni di zucchero. Si avanza di traverso per confondere la difesa. 150 metri. Si urla a noi per intimorire la difesa. 100 metri. 80 metri, tira lo spago. 50 metri, poi il reticolare. Lancia uno spezzone di tubo. 30 metri, esplode. La seconda fila di reticoli è ancora intatta. Afferro il corpo dell'infante e lo getto sui figli a mo' di camminamento. Carne umana contro materia brutta. Chi si ferma è perduto. 20 metri. Chi avanza è perduto, 15 metri, chi indietreggia è perduto, 10 metri, togli la spina di sicurezza, 6 metri, lancia i tentacoli delle non per stordire la difesa. Se non sei tra i fortunati che passeranno il setaccio delle maglie di ferro e lo troveranno nel loro posto, perché la difesa non avrà mai un volto, solo rumori di polveri e grida straniere. Sono fortunato. Sarà risparmiato e custodito per i tornei successivi. Recuperate ora la gamella e tenetela sopra la fiamma della candela. Quando il metallo diventa incandescente, passate all'esecuzione dei pendenti. L'agonia e lo sfrigolio degli scarafaggi fritti vi darà certo un gran sollievo. L'artiglieria ci precede di volta. Alza il tiro sulla seconda linea permettendoci di riversarci nella prima trincea. Noi attivi non portiamo il moschetto a paiamento. Sparare è inutile e pericoloso. Il pugnale è più maneggevole. Non lascio prigionieri. All'esecuzione degli scarafaggi può essere facilmente sostituita quella dei pilotti o di qualunque altra famiglia di parassiti che disponete. Purtroppo ad oggi non è ancora stata scoperta una maniera soddisfacente per far gareggiare il mondo. Subito verso la seconda linea. Alcuni gettano i fucili, altri fuggono. Improvvisamente una mitragliatrice nemica con quattro serpenti apre il fuoco sul lato destro della trincea conquistata. Molti del mio plotone cadono colpiti. In due ci gettiamo contro la macchina. I nostri petardi scoppiano sotto il treppiede. Quelli, storditi, si rifugiano dentro una grotta poco lontana. Ci incalziamo. Diamo fondo ai telenon e insieme al fumo dalla grotta escono i due. Disarmati, riprendo in consegna il mio compagno ed io entro a controllare che non ve ne siano altri. Routine. Pochi passi nel fumo e nell'ombra e un colpo dal fondo esplode. Preso, in pancia, mi accascio il ginocchio e stringo il petardo in mano. L'ultimo, non vedo nulla, sento ricaricare, aspetto, un altro colpo. Preso, al petto, l'ho visto, sento ricaricare. Con una boccia lascio volare la bomba, esplode. Grida. Silenzio. Poi, a poco il fumo si dirada. Da fuori sento vicini i rumori della mischia. Mi fermo. A fatica mi riporto all'ingresso della caverna. Ha ripreso a nevicare e alla fine la vedo. Per la prima volta da molto tempo non tengo più la testa bassa, non penso con frenesia al prossimo obiettivo, non ascolto il sibilare dei proiettili per capire dove cadranno.
Finalmente la vedo, la montagna. Poco fa mi pareva di conquistarla, ora invece so che questa terra noi non la conquistiamo e nemmeno gli austriaci la difendono. È la montagna che tollera noi e loro. Le bombe, insieme alla neve, continuano a cadere su di noi e sui nostri nemici, ma il grande silenzio ha vinto il frastuono. Ho sempre con me un taccuino e un lapis. Thank you.
mondo netto come biancheria uscita dal locale. Per salire fin quassù abbiamo scavato migliaia di gradini nella roccia, abbiamo scavato migliaia di fosse per rimanerci tutti questi anni. Negli stivali l'acqua è stagna tra le dita. Ricordo il paese, il mio, bianco, nella brace del mezzogiorno, solo gli angeli ubriachi d'acqua vicini all'abbeveratoio e decisi a non muovere più il passo, mai più. I volti non riesco a definirli. Sono stanco, ma ormai talmente stanco che le emozioni si sono acquietate in un'unica pasta uniforme, senza vertici. Continuo a camminare. Negli stivali l'acqua è stagna tra le dita. Via di qui. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. Una macchia che corre, è una lettera, ha una grossa coda, corrono veloci quando hanno paura. Hanno paura di tutto, per questo spesso quando corrono fanno dei salti improvvisi, cominciano a correre dritto, poi di corpo scattano di lato, poi ancora di lato scattano e si rifugiano in un campo di trifogli. Quando ero ragazzo staccavo la fogliolina di un trifoglio, la tenevo premuta vicino a un'altra perché Emiliano diceva che trovare i quadrifogli portava fortuna. L'ho sempre inclusa. Forse mi avrebbe sposato se non avessimo messo i trifogli. La guerra contro l'Austria-Ungheria è sotto la guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo. L'esercito italiano iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile, tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, e vinta. Mi sento solo. Negli stivali l'acqua è stata tra le dita, il platone si raduna, non riesco a guardarli, ho paura di incontrare quegli occhi all'infuori, grandi, di due. Ci mettono in posizione, è quasi ora, il comandante ha pochi passi, solo come se gli altri accanto a me avessero colpi al pari. I condannati li chiamano per nome, uno per uno, è il regolamento. Attenti, Franco Di Martino, Calcano, Caffeo Caruso, Puntare, Giovanni De Verri, fuoco, sparo, io sparo. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, e il suono rimbalza nell'aria, ritorna, si perde nel nulla. Ho già dimenticato i nomi dei morti, non mi stupirei se un giorno sentissi pronunciare il mio. I boschi hanno un profumo strano quando devono assistere all'esecuzione, di resina, dolciastra, alcolica. Oggi erano tre uomini, tre alberi, tre fili del telefono a sorreggermi. Non sento nulla, negli stivali dell'acqua e stagno tra le dita. Il mio pensiero è mobile, riprendo a camminare. Vorrei piangere, forse, quel pianto che nessuno sa cosa sia, di debolezza, di superbia delusa. Paura di voltarmi, di non vedere le stesse lacrime negli occhi di chi ha sparato. Tutto scivola via e negli stivali l'acqua e stagno tra le dita. Apro la bocca come se qualcosa dovesse uscire, un pezzo di anima, se c'è. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. Ma non ho sete, anche questa voglia ha smesso di tormentarmi. Qualche
sulla Torre di Trieste, per la virtù delle nostre armi e non per compromessi diplomatici. Vittoria! L'ondata di libertà, la gioia esultante e l'amore della grande madre patria siano il compenso al vostro lungo martirio. Vittoria! La giustizia degli uomini è fatta. Grazie per l'attenzione che avete avuto, grazie per il silenzio, speriamo veramente, penso di parlare sia per me che per il coro, che vi sia piaciuta questa serata. Se il nostro vice sindaco volesse dire qualcosa, c'è posto. Visto che ho fatto la gaffa di non farlo parlare prima, gli do il microfono adesso. Grazie a tutti, spero di vedervi il 23 dicembre in San Martino per il concerto di Natale Santa Cecilia. Per questa sera e questa opera chiudiamo i festeggiamenti del 4 novembre, Festa della Libertà Nazionale. Dico grazie al coro Anna di Collegno e alla Città Filarmonica perché questo concerto arriva anche in un momento particolare della nostra città. Stiamo vivendo un momento di un Salone del Libro, finiscono i festeggiamenti della Festa di Unità Nazionale. La nostra comunità di San Martino sta vivendo un periodo
con un tema particolare della fragilità. Domani c'è la fiera e si conclude anche la festa di San Martino. Penso che questo sia veramente un bel modo per festeggiare l'unità nazionale anche attraverso l'unità della comunità più piccola della nostra città. E veramente vi dico grazie, grazie perché con questi gesti dimostrate l'amore che la società filarmonica ha per il suo territorio. Non solo per questo, ma durante tutto l'anno. Veramente vi dico grazie perché è anche un amore gratuito. A voi basta spesso e volentieri solo la riconoscenza e l'applauso della vostra città. Veramente grazie e grazie per aver concluso questa festa di unità nazionale insieme a tutta la città. Il coro Lana Gruppo di Cornelio vuole ringraziare tutti voi per aver partecipato a questa bellissima serata, l'amministrazione comunale che ha sorretto e anche il parroco di questa chiesa che ha permesso la realizzazione di questo evento. La Monica sta crescendo, si sta rinnovando, sta mettendo così in atto diverse idee e questo lo dobbiamo anche alla nostra presidente. Ringraziamo anche Don Piero e Diacono Benedetto perché ci hanno consentito di fare questo concerto. Penso che il bis ce lo fanno volentieri. E, come già detto, vi ringrazio tutti, lascio a loro la parola, la voce e il microfono. Vi aspetto il 23 dicembre. Grazie a tutti. La grande guerra non possiamo dimenticare tutti quelli che purtroppo hanno dato la vita, hanno sacrificato la loro vita per raggiungere un significativo traguardo e lo facciamo ricordando anche coloro che sono andati avanti in tempo di pace e anche quelli che sono andati avanti purtroppo nella seconda guerra mondiale, tutti i caduti e tutti coloro che sono andati avanti in pace. Con Signore delle Cime e dopo canteremo tutti insieme l'inno nazionale. Señor.